Ecco cosa fa ora, ed è polemica totale, scoppia un vero e proprio caso. Altra polemica nel governo. Il sottosegretario all'istruzione Lorenzo Fioramonti, professore di economia con cattedra a Pretoria, in attesa di essere nominato viceministro, in quota 5 Stelle, ha scelto il primo collaboratore del suo staff. È un ex incursore delle Iene, Dino Gianrusso, che lo scorso 4 marzo si è candidato alle politiche con M5S, ma non è stato eletto, sconfitto nel collegio di Roma Gianicolo dal candidato di Più Europa. Fioramonti, laureato in filosofia Italia, emigrato all'estero per trovare uno spazio accademico, ha sempre professato la sua critica ai metodi di arruolamento dell'università italiana. Ora sul suo profilo Facebook scrive, ricominciano le attività al Ministero e, in questi giorni, vi presenterò la squadra di collaboratori che mi affiancheranno nel tanto lavoro da fare. Oggi cominciamo con una persona che, in molti, già conoscete, Dino Gianrusso. Spiega il sottosegretario, Dino è laureato in scienze della comunicazione e ha insegnato per vari anni all'Università di Catania, prima di diventare noto in tutto il paese come giornalista investigativo per lo show televisivo Le Iene. Oltre che svolgere il ruolo di manager della comunicazione e mantenere i rapporti istituzionali tra il mio ufficio, il Parlamento e gli altri ministeri, Dino dirigerà il nostro osservatorio sui concorsi nell'università e negli enti di ricerca. Rivela Fioramonti, da quando sono entrato in servizio, meno di 2 mesi fa, ho ricevuto oltre 30 segnalazioni di concorsi sospetti. Chi meglio di una ex Iene per farlo? Dino Gianrusso, alla vigilia della sua candidatura, ha condotto l'inchiesta del programma di Italia 1 sulle molestie sessuali del regista Fausto Brizzi a una serie di attrici. Brizzi ha dovuto rescindere i contratti ed è stato allontanato dal mondo del cinema. Lo scorso luglio la procedura di Roma ha archiviato le accuse di violenza sessuale nei suoi confronti, perché il fatto non sussiste. In un'intervista a Repubblica, Gianrusso aveva difeso la sua inchiesta e parlato di sconfitta per le donne.